Non uso mai lo zoom, voglio che il telespettatore veda da vicino. Così diceva Gilles Jacquier, 43 anni, inviato speciale di France 2. Dalla vita ha avuto quello che sognava da bambino, raccontare il mondo con le immagini, come in questo bellissimo reportage sulla rivoluzione in Tunisia con cui ha vinto il premio Ilaria Alpi. Gli avevano sparato in Palestina, la paura c'è sempre, diceva, l'importante è aver fortuna. Oggi non l'ha avuto. Homs, Siria. Il regime porta i giornalisti stranieri a vedere una manifestazione a favore del presidente Assad. Improvvisamente, racconta il collega della BBC, una granata viene sparata sulla folla. I giornalisti corrono a riprendere. Su di loro piove un'altra granata e strage. 8 le vittime, tra cui Jacquier. 25 i feriti e tra loro almeno un collega. È la prima volta che un giornalista viene ucciso in Siria in quello che sembrerebbe un attacco armato da parte delle opposizioni, mentre il presidente Assad si mostra in piazza a Damasco e giura ai suoi sostenitori: vinceremo. Ma uno degli osservatori della Lega Araba nel paese, l'algerino Anwar Malek, si ritira e accusa: la nostra missione è una farsa, il regime ci prende in giro, i cecchini sono dappertutto, la gente viene rapita e torturata, è un disastro. Un funzionario ONU riferisce al Consiglio di sicurezza che durante la missione degli osservatori le vittime sono aumentate, ma la Russia non abbandona il regime di Damasco, manda una squadra navale con la portaerei Kuznetsov nel porto siriano di Tartus, l'unica base di Mosca nel Mediterraneo. Mentre dalla Turchia il primo ministro Erdogan avverte: la Siria sta per precipitare nel caos, ma noi non lo permetteremo.